un'altra piccola polemica l'ha fatta il sindaco Toni Aloia nei confronti tuoi e di quelli di Franco Alfieri, perché ha detto nell'emittente, dai colleghi di Vallo della Lucania, ha detto che voi non riuscite a fare squadra. Ma allora le chiacchiere sono chiacchiere, i fatti sono fatti. Io parlo di fatti. Allora, i fatti dicono che quando il sindaco Toni Aloia ha avuto bisogno per difendere l'ospedale di Vallo della Lucania del comune di Agropoli, la giunta di Agropoli, senza battere ciglio, perdendo il vice sindaco in corsa, ha deciso di sostenere l'ospedale di Vallo. Questi sono fatti. Quindi io sostengo il territorio nella sua compattezza al prezzo anche di perdere il vice sindaco, perché ritengo che una visione diversa, quella cioè di alimentare i campanilismi come il vice sindaco voleva, non ha nessun senso. E io questo l'ho dimostrato con i fatti, perché comunque non è una cosa bella rompere un rapporto, okay, sulla base di scelte di carattere politico. Ma io, quando mi sono reso conto che non c'era la stessa linea rispetto alla sanità, quando si voleva ancora alimentare campanilismi, che è una vecchia pratica della politica tra Agropoli e Vallo, che ritengo superata, anzi, che ci fa perdere terreno, io con i fatti ho dimostrato che il campanile è rotto per gli agropoletti. E da vedere se il campanile è rotto lato Vallo. Questo lo dobbiamo ancora vedere. Ma il sindaco di Vallo attualmente è diventato ancora più importante perché anche, e gli faccio gli auguri per questa nomina, è diventato anche responsabile primario, per intenderci, del reparto di cardiologia dell'ospedale di Vallo della Lucania. Quindi, nel suo doppio ruolo oggi, sia dirigente medico e sia di sindaco, potrà dare ampia dimostrazione da parte sua di non tenerci al campanile e di dare la massima disponibilità concreta nel sostenere l'ospedale di Agropoli. Però mi meraviglia che il sindaco Aloia, che ha questo doppio ruolo e quindi tecnicamente ne dovrebbe sapere molto più di me, mi cade su un paio di cose che ha detto, perché l'intervista me l'hanno fatta sentire, e quindi gli chiedo, insomma, di spiegarmi, perché altri medici tecnici mi hanno spiegato delle cose che sono in netto contrasto a quello che lui rappresenta. La prima cosa che rappresenta il sindaco Aloia dice: che cosa serve un ospedale Covid specializzato? Non serve, bastava prendere in ogni ospedale Sapri, Vallo, Polla, Rocca d'Aspide, tutti gli ospedali esistenti, bastava diciamo fermare dei reparti e trasformare quei reparti in reparti Covid. A me è stato spiegato, non credo di non aver capito perché me lo sono fatto spiegare più di una volta. Hanno spiegato i tecnici delegati dall'ASL, in particolare il professore Polverino, credo arcinoto per le sue qualità tecniche, dice: la cosa più sbagliata è mischiare in un ospedale i reparti, in particolare quando si tratta di questa tipologia di malattia. Quando si vanno a mischiare i reparti, si creano, diciamo, delle interferenze che mettono a rischio la vita dei medici che lavorano in quegli ospedali. Cosa che è successa negli ospedali lombardi e che per eccessiva generosità hanno accolto i malati nei reparti, come intende l'idea di Toni Aloia, per intenderci, come hanno fatto gli ospedali lombardi, trasformando gli ospedali lombardi in ospedali, invece ospedali di cura, luoghi di cura, ma in luoghi di contagio. Quindi mi sembra che l'idea del sindaco Aloi di mettere un po' di Covid in un ospedale, un po' in un altro, un po' in un altro, avrebbe creato, a quello che dicono i tecnici che hanno parlato con me qui ad Agropoli, delegati dall'ASL, che stanno, diciamo, lavorando sull'idea ospedali Covid scafati Salerno Agropoli, quindi l'idea che è prevalente dell'altro, l'idea di Aloia è altrettanto valida, ma comunque non prevalente, perché le scelte sono state diverse,
E sono scelte, ripeto, che derivano dall'esperienza che il professore Provedo si è fatto dagli sbagli fatti in Lombardia. Cioè noi dovevamo fare, secondo il sindaco Loia, gli stessi errori che sono stati fatti in Lombardia. Quindi, prima cosa che non capisco come gli viene di dire l'ospedale Covid non serve a niente, si sono buttati i soldi, quando benissimo questi soldi, ma questi soldi, caro sindaco, non voglio fare polemica. Come tu hai detto nell'intervista, io non voglio fare polemica, anche io non voglio fare polemica, ma non è che questo 1,5 milione che si sono spesi a Agropoli lo volevamo spendere 3-400 a Vallo, 3-400 a Sapri, 3-400 a Pulla, 3-400 a Roccadante, e Agropoli niente come al solito. Fosse questo, non voglio fare polemica, come tu hai detto, neanche io voglio fare polemica. Okay? Quindi penso di aver spiegato il primo concetto. Non si chiarisce questa storia. Del fatto che, ma da una parte mi dicono ci vuole un ospedale specializzato e mi hanno fatto vedere, io tutti i giorni sono all'ospedale, quanto era importante la divisione degli spazi, il percorso sporco, il percorso pulito, la sala di rianimazione che doveva essere ben separata da quell'altra sala, che quando una persona entra in ospedale si deve fare, va allo spogliatoio, entra in uno spogliatoio, si spoglia, poi quando esce deve andare in un altro spogliatoio dove buttare i panni e uscire fuori, cioè tutta questa complessità che ci è voluta da Agropoli. E hanno speso per farlo 1,5 milioni, si poteva realizzare negli altri ospedali, diciamo così, mentre quelli lavoravano. Credo, penso di no. Quindi è stato fatto da Agropoli e credo che la scelta aveva un'indicazione: separare e lasciare la medicina territoriale di emergenza lavorare in tranquillità e concentrare i casi Covid solo in alcune strutture. E mi sembra, tra l'altro, anche una scelta sensata. Quindi questo, diciamo, primo concetto, mi auguro di non dovessi rinunciare più, cioè tornarci più, perché mi pare che sia abbastanza chiaro questo concetto. Poi ha ragionato anche nella questione oncologia del passato. Infatti io, sindaco, scusami, in questo ti faccio una domanda. Lui in realtà è critico sulla scelta, insomma, sulle scelte passate che hai fatto tu, sempre tu e il sindaco Franco Alfieri, l'ex sindaco Franco Alfieri, sul fatto che come se, insomma, il polo oncologico non l'avreste voluto. Ma questa storia l'avreste voluto, voglio dire, allora lui ha fatto riferimento, no, ma questa cosa è un grande errore, ma chi l'hanno fatto? Grande errore chi? Adamo Coppola, che nei tempi che parliamo era da poco diventato assessore al bilancio del proprio comune. Adamo Coppola lo misuriamo sulla storia dell'ospedale da oggi in poi, perché quando era un piccolo assessore appena eletto del comune, certamente non aveva la possibilità, non aveva neanche conoscenza, mentre Tony Aloia già era Tony Aloia. Ok? Già in sanità, già dirigente medico, già politico, molto prima di me. E poi non è che Franco Alfieri da solo poteva realmente decidere, perché poi qua tutte le scelte negative che sono state fatte nel sud della provincia di Siena sulla sanità è colpa di Franco Alfieri, non si sa come. La chiusura, la strutturazione di una sola ASL, la scelta, colpa di Franco Alfieri. Non mi pare. Mi pare che il potere politico in campo sanità tutto centrasse meno Franco Alfieri. Perché il potere politico in campo sanità, se vogliamo ricordare il passato, ma io non ci voglio tornare perché non voglio fare polemica, come dice il sindaco Aloia, era concentrato tra Bassolino e Valiante, se ricordiamo i tempi belli, no? E lì è la partita che si è giocata. Poi entra il gioco di Luca e Valiante. Noi siamo sempre a guardare e le scelte, nostro malgrado, ci sono piovute addosso anche con il nostro parere. Quindi la scelta di fare una sola ASL, la oggi la attribuiscono a Franco Alfieri, quando Franco Alfieri ha soltanto osservato quello che avveniva, qual era la capacità che aveva, diciamo, di poter intervenire. La scelta dell'oncologia, io non ho mai sentito, mi ricordo mai da quando frequento Franco Alfieri, sono 15 anni, mai sentito dire che l'occasione dell'oncologia doveva essere persa all'ospedale o che era contrario. Ha sempre detto Franco Alfieri, noi qua da loro possiamo fare tutto ed è ottima la specializzazione dell'oncologia. L'unica cosa, non ci dovete togliere il pronto soccorso, che per le mie cittadine, la mia città è essenziale. Questo ha sempre detto Franco Alfieri. Allora, se un sindaco come Franco Alfieri diceva, non mi togliete l'emergenza, questo ha sempre detto.
e con la scusa, diciamo, che diceva questo, gli vogliono far dire che ha rinunciato all'oncologia. Questo è un altro ragionamento, un altro modo di fare politica in maniera estesa per essere intellettuale ed è un altro modo per fare politica. Quindi non so se il sindaco di Vallo, che ha detto nell'intervista 5 volte non voglio fare polemica, non voglio fare polemica, non voglio fare polemica, e poi faceva polemica ricordando i passati, faceva polemica dicendo che è stato convocato, faceva... Allora, vuoi fare polemica? Dici che vuoi fare polemica, anche perché credo che excusatio non petita, accusatio manifesta, credo è chiaro, no? E concludo rispetto alla questione di Tonia Loia. Chiusa questa parentesi, c'è stata da parte tua una uscita infelice, ci sta, io, caro Toni, sono pronto a collaborare, come sai, da sempre, specialmente perché l'ho dimostrato, perché non devi dimenticare quando mi hai chiamato per la delibera sulla difesa dell'ospedale della cardiologia di Vallo, io ho deliberato immediatamente, creando, come sai, anche polemiche. Quindi per me, polemica chiusa, una tua uscita infelice può capitare, ci sta. Però da oggi in poi facciamo squadra e sai bene che nell'ultima riunione che abbiamo fatto, presente tu, presente Franco Alfieri, ci siamo detti che la soluzione per la sanità nel Cilento era la soluzione degli ospedali riuniti del Parco del Cilento. Quindi una unità ospedaliera dove vedeva Vallo Centrale e gli altri ospedali. Come, Vallo come ospedale di riferimento, gli altri ospedali come ospedale cornice, quindi Sapri, Polla, Rocca d'Aspide, Agropoli, no? Intorno a Vallo come ospedale hub, cercando di creare un meccanismo indipendente dall'ASL, quindi un'unità, come dire, indipendente da parte dell'ASL, ospedali del parco, con una sua indipendente gestionale. Questo ci siamo detti che era l'obiettivo comune, la battaglia comune, e ti abbiamo anche detto, caro Toni, di visto che tu sei nel campo medico e hai una maggiore esperienza di noi, di attivarti subito per progettarla questa cosa. E tu ci hai anche detto che in poco tempo avresti portato il progetto di questo ospedale lui del parco, che per noi insieme è una soluzione. Quindi noi il percorso di collaborazione l'abbiamo già iniziato insieme, caro Toro, e ti abbiamo pure delegato a prepararla sta cosa. Come fai a dire che non ti abbiamo chiamato qui per la questione ospedale di Roma, sono decisioni anche lì già prese, dove abbiamo avuto tutti i giorni il tuo direttore. Il tuo direttore dell'ospedale di Vallo è all'Agropoli. Sai perché Toni era all'Agropoli? Perché forse non lo sai ancora, ma l'ospedale di Vallo e l'ospedale di Agropoli sono l'unico ospedale. Tu sei il primario anche di Agropoli, perché l'ospedale è unico e il tuo direttore, Adriano De Vita, è stato presente in ogni riunione, il tuo direttore. È stato presente in ogni riunione. Come fai a dire che non vi abbiamo, tra virgolette, convocati? Se abbiamo deciso e ragionato tutto insieme, sotto la guida di Adriano De Vita, il tuo direttore. Allora, chiudiamola questa vicenda, una uscita infelice, va bene così, non ci interessa più parlarne, lottiamo insieme e ti chiedo pubblicamente, proprio perché tu hai detto che sei una persona che vuoi collaborare nel tuo doppio ruolo, di darci una mano a fare in modo che questo percorso del Covid di Agropoli ormai destinato a cominciare va bene. Ma ti farò proseguire anche dopo, perché tu dicevi nel tuo intervento che tu credi che Agropoli debba averla di via dell'ospedale. Bene, riempiamolo di contenuti. Prendiamo dei reparti a Vallo, visto che Vallo e Agropoli sono un unico ospedale, prendiamo dei reparti a Vallo e spostiamoli ad Agropoli, dove sono più spazi, dove ci può essere un'organizzazione diversa, così si libera un poco Vallo e che gestisce meglio alcuni servizi. Alcuni reparti li portiamo da Vallo ad Agropoli. Uno spazio e così facciamo una bella sinergia territoriale. Ti va questa idea?